Oh, bella a tutti, ragazzi. Quella di oggi è una puntata monografica celebrativa. Infatti, 20 anni fa, rispetto a quando sto registrando, precisamente il 22 febbraio del 2000, usciva proprio sull'inizio del nuovo millennio un album che poi avrebbe avuto un grandissimo impatto sul decennio successivo. Infatti, Millencolin, una band proveniente da una piccola città in mezzo alla Svezia, lasciarono l'album che li rese famosi a livello globale. E sto parlando di Penny Bridge Pioneers. Ed oggi vi racconterò come questa band svedese riuscì con questo capolavoro ad imporsi nel mercato globale. Ma come al solito facciamo qualche passo indietro e vediamo cosa ha portato gli Millencolin a registrare questo che ora sì, a distanza di 20 anni lo possiamo definire un capolavoro. Per quanto oggi possa sembrare quasi scontato che una band svedese possa imporsi così tanto nel mercato discografico, 20 anni fa non era così, soprattutto nel punk rock melodico, che era un genere che era per lo più dominato dalle band americane e per lo più californiane. Detto questo, in Svezia c'era un grandissimo fermento e soprattutto etichette come la Burning Heart Records e la Bad Taste Records proponevano uscite a livello qualitativo altissimo, e quindi anche oltreoceano cominciarono a tenere d'occhio queste band scandinave che pian piano cominciavano a farsi notare. I Millencolin nel 2000 non erano assolutamente degli sconosciuti, anzi venivano da 3 album di successo sempre maggiore. Gli ultimi 2 negli Stati Uniti avevano avuto distribuzione addirittura Epitaph, una delle etichette discografiche del momento, che è tuttora un'etichetta molto importante, diretta appunto da Brett Gurewitz dei Bad Religion, personaggio del quale parleremo ancora molto presto in questo video. Ma i Millencolin venivano da quello che era stato per loro il momento più difficile della loro carriera. Infatti nel 1998 la band si prese una pausa. Venivano dal buon successo dell'album 4 Monkeys, e dopo una lunghissima promozione e un tour ancora più lungo decisero di prendersi una pausa a tempo indeterminato. Ancora ognuno dei membri della band portava avanti un proprio lavoro per potersi mantenere, e quindi dovevano capire se puntare tutto sulla band oppure tornare alle loro vite. Come avrete ben capito, la band decise di andare in all-in. Infatti nel 1999 decisero di contattare il loro vecchio amico Brett Gurewitz, che conoscevano fin dal 1995, che li contattò lui stesso per poter distribuire Life on a Plate negli Stati Uniti, e gli chiesero di produrre quello che sarebbe stato il loro nuovo disco. Brett Gurewitz è un personaggio che quando si butta in un progetto lo fa al 100%, come abbiamo potuto vedere già con i Rancid, e quindi decise di produrre questa band svedese, e facendo così li invitò a Hollywood nei West Bench Studios, e nel luglio del 1999 cominciarono le registrazioni di quello che poi sarebbe stato Penny Bridge Pioneers. Qualche materiale molto molto succulento di queste registrazioni è possibile vederlo all'interno del materiale video di The Melancholy Connection, raccolto uscita nel 2012, nel quale c'è del footage studio molto molto interessante che vede la band e Brett Gurewitz lavorare insieme alle registrazioni di questo disco. Are you okay with doing this for a minute? Sure. Are you sure? You sure you are? Yeah, of course. Okay. It's no problem. Listen up. Hang on, tip. Cash for the boxes later. L'ambiente californiano fece molto molto bene Millencolin e quindi portò alla realizzazione di questo disco, Penny Bridge Pioneers, i pionieri di Orebro. Penny Bridge non è altro che la traduzione in inglese della loro città natale, Orebro. Ore, Penny, Bro, Bridge, Penny Bridge. La copertina, che col tempo è diventata un'immagine assolutamente iconica, è un'opera in acrilico dipinta dal chitarrista Eric Olsen. Ho sempre amato questa grafica, lo devo ammettere. Eccoli qua nella foto che c'è all'interno, i Millencolin a Hollywood. Chissà, in queste facce speranzose e molto molto in posa sapevano già che questo disco avrebbe cambiato completamente le loro vite. Sicuramente questo disco ha cambiato e di molto il loro genere. Infatti i Millencolin prima erano una band, sì punk rock, ma con grandissime influenze ska.
che caratterizzavano tantissimo il loro sound, ma il lavoro con Brett Gurewitz rivoluzionò il loro suono e quindi quello che ci troviamo tra le mani è un disco punk rock al 100%. Il singolo di esordio fu Penguins and Polar Bear, del quale c'è anche un video veramente strepitoso girato per le vie di Los Angeles, seguito da Fox, e il terzo singolo fu No Cigar. Ma nella tracklist tra 14 pezzi ci sono 14 grandissime canzoni e ognuno al suo interno di questo disco ha il proprio brano preferito. Io personalmente ho Material Boy, titolo di canzone che mi sono anche tatuato all'interno del polso sinistro. L'unico pezzo che si discosta un po' dal punk rock classico è la traccia di chiusura, The Ballad, che come dice il titolo è una vera e propria ballad, canzone amatissima dai fan di questa band che viene riproposta praticamente in ogni concerto. E quindi ragazzi, questo album che fu programmato per il successo riuscì nel suo intento. L'album divenne da subito un classico e a livello mondiale ottenne tantissime vendite, soprattutto in Australia, che divenne anche disco d'oro. I Millencolin, la band di Örebro, una piccola città della Svezia, riuscirono a guadagnarsi un posto nelle band immortali del punk rock. E tuttora vediamo che godono di buona salute, alternano buoni dischi ad uscite un po' meno ispirate. Dal vivo non sempre sono impeccabili, hanno questa nomea. Però io, come ho più spesso detto, ai Millencolin perdono tutto. Nel corso degli anni sono diventate una delle mie band preferite in assoluto, anche perché riescono a farmi in qualche modo staccare la spina rispetto alla vita, rispetto a tutto quello che sto facendo, e quando mi ascolto i Millencolin riesco a godermi il punk rock come genere per rilassarmi e ricordarmi come essere felice. La mia copia del disco è europea, infatti porta dietro il logo Burning Heart e davanti c'è scritto Epitaph Records presenta. Se vi trovate tra le mani una copia americana, qua vi trovate anche il logo Epitaph. E quindi ragazzi miei, anche per oggi è tutto. E sicuramente l'album di cui ho parlato oggi già lo conoscevate, però magari in questo video ti ha fatto scoprire qualche retroscena che non sapevi. Quindi che dire, celebrate il ventennale di questo fantastico album concedendogli un ascolto integrale e vedrete che non ve ne pentirete assolutamente. A distanza di 20 anni suona ancora alla grande. Questo sì ragazzi, che è punk rock veramente fatto da Dio. Dopo 20 anni lo posso dire chiaramente, questo ragazzi è un album da 10 su 10. Quanto a noi ragazzi, se il video ti è piaciuto metti un like, iscriviti al canale, e quanto a noi, Veth, come al solito, ci becchiamo molto molto presto. Dai!